Seconda edizione di Ora TG, bentrovati a voi tutti. Apriamo il nostro telegiornale parlando della scomparsa di Brigantoni. Dunque, siamo a Catania. Si è spento all'età di 74 anni il maestro della musica popolare etneo, originario di Cibali, ma apprezzato anche a livello internazionale. Emigrò in Belgio, dove visse diversi anni, tornò poi alla sua amata terra del Liotro, dove tra gli anni 80 e 90 divertì intere famiglie che compravano le sue cassette, ma le canzoni lo hanno poi proseguito a sussistere anche nelle future generazioni. E per chi volesse salutare Brigantoni per l'ultima volta, il comune di Catania ha autorizzato la camera ardente all'interno della GAMMA, la Galleria di Arte Moderna di via Castello Ursino, a partire dalle ore 16 di lunedì e per la giornata di martedì. Ha divertito intere generazioni, lasciando un segnale forte nelle nostre tradizioni. È morto all'età di 74 anni, Brigantoni, al secolo Antonino Caponnetto, cantante siciliano di musica popolare. Era nato a Cibali, popolare quartiere di Catania, il 24 aprile del 1948. Vastissima la sua attività, oltre che in Italia, soprattutto anche all'estero. Nel 76 pubblicò il suo primo album, A Bella Vita, seguita da una cinquantina di dischi. La maggior parte della sua musica è di carattere popolare. Le sue canzoni sono spesso adattamenti in siciliano di canzoni famose, come ad esempio Mi stuppa in a Fanta e A Fiu Cutto e A Su Calora, un genere che spazia dalla classica tarantella siciliana al rock e al pop. Nel 1992 Brigantoni si presentò per la prima volta in video in una commedia nella quale vestiva i panni di un conduttore di telegiornale, spesso in collegamento con personaggi strani. Tentò la scalata anche in politica, candidandosi nel 2005 come vice sindaco di Catania, ma più di 1.000 voti gli furono annullati perché sulla scheda elettorale fu riportato Brigantoni anziché il suo vero nome. A comunicare il peggioramento delle condizioni fisiche di Brigantoni è stata in questi giorni la figlia Alessia, che attraverso i social aveva già informato come il padre si trovasse in gravi condizioni in rianimazione. Brigantoni era conosciutissimo e a lui alcuni anni fa si ispirarono anche i Brigantini, gruppo fondato da Antonio Ferlito. Brigantoni, penso non solo per quanto mi riguarda, ma per la maggior parte delle persone che hanno la nostra età, diciamo, ha rappresentato un punto di riferimento. Anche perché noi siamo la generazione che usciva in macchina e avevamo tutte le cassette in macchina, non c'era ancora il CD. Il Brigantoni le chiamava Nastri. Siamo cresciuti con la sua musica, ci siamo divertiti con la sua musica e secondo me è stata una persona di un'intelligenza unica. Musicalmente parlando, sì, è rimasta ancorata alla tradizione siciliana, perché diciamo che faceva della tarantella, della musica popolare, diciamo lo zoccolo duro di tutto quello che è stata la sua carriera, ma a livello di testi è stato un genio. Io ricordo soltanto che lui parlava già di cinesi circa 28 anni fa, quando ancora non c'era neanche un cinese a Catania. E è riuscito a chiamare l'organo genitale maschile in circa 40 modi diversi senza mai nominarlo. La stessa cosa per quanto riguarda l'organo genitale femminile. È stato erroneamente tacciato di essere volgare, quando in realtà stiamo parlando di un genio che semplicemente non cavalcando quello che sono gli argomenti utili per fare carriera, è rimasto, tra virgolette, emarginato. Tu hai lavorato anche tanto con lui, quali sono i ricordi più belli che ti legano a Brigantoni? Beh, devo dire intanto quando ci siamo conosciuti, perché quando abbiamo formato la formazione dei Brigantini lui era molto curioso e credo anche un po' scettico, anche perché noi riarrangiavamo i suoi brani, ma in maniera totalmente diversa. E lui, sai, era molto curioso di questo qua, è venuto a sentirci un paio di volte, fino a quando siamo entrati, credo, nel suo cuore, ce l'ha dimostrato poi con i fatti, perché ci coinvolgeva sempre quando faceva qualche cosa. Siamo cresciuti con la sua musica, poi ci siamo un po' anche discostati perché abbiamo iniziato a scrivere cose nostre, ma sempre e comunque, se siamo nati, lo dobbiamo a lui, al suo genio, al suo estro. E credo che la Sicilia ha perso veramente un grande interprete della sicilianità stessa, non soltanto della catanesità, ma della sicilianità. E come è stato detto, Brigantoni era cresciuto
a Cibali. Qui diverse volte si è esibito senza chiedere alcun compenso per amore e attaccamento a questa comunità. C'è chi pensa ad un monumento alla intitolazione di una via nel quartiere. Il quartiere Cibali questa mattina si è svegliato in lutto. Brigantonio non c'è più e anche se in questo quartiere ormai non viveva da anni, il maestro non perdeva occasione per ricordare di essere un cefalotto doc. Difatti, l'orgoglio per l'appartenenza a questa comunità viene celebrata anche nei suoi brani. In queste strade del quartiere catanese, Antonino Caponnetto è cresciuto cogliendo gli aspetti più popolari che negli anni, trasformati in parole e musica, hanno fatto la sua fortuna. Un uomo dal cuore buono, ricorda il consigliere comunale Sebastiano Anastasi, che ha pure scritto stamani in un post su Facebook. Negli anni della mia presidenza alla sesta municipalità diverse volte offrì i suoi concerti a Piazza Bonadies senza mai chiedere alcun compenso. E in tanti pensano già ad un'iniziativa che lo ricordi, come una statua dalle sue sembianze o l'intitolazione di una via, magari proprio qui. Brigantoni è stata una figura importante per la storia popolare della nostra città. Forse in pochi sanno, ma tutti sanno a Cibali, appunto, che fin da ragazzo abitò a Cibali, era cefalotto. Ed è per questo che lo ricordiamo con immenso affetto. Molto legato al territorio, non si è mai sottratto infatti di offrire spesso e volentieri tantissimi concerti in omaggio gratuitamente alla popolazione cefalota durante il mese di ottobre, mese in cui avvengono i festeggiamenti della Madonna delle Grazie. Quindi è un ricordo vivo, forte, vibrante. Ai nostri microfoni anche Mirko Giacone, consigliere della quarta municipalità. Purtroppo se n'è andato un'icona della città, un personaggio, un artista tutto tondo che con la sua simpatia, allegria e con il suo modo anche di cantare ha comunque rappresentato e portato avanti quello che è il catanese autentico, la popolarità. E io come consigliere del quarto municipio del Partito Democratico, come capogruppo, presenterò già lunedì una mozione all'interno del quartiere dove appunto chiederò di iniziare l'iter per poter dedicare a questo artista cefalota, quindi appunto che ricade proprio nel nostro municipio come amministrazione, una piazza o una strada in suo onore. Lei conosceva molto bene Brigantoni. Io posso dire di avere avuto l'onore di conoscerlo, perché Brigantoni, a prescindere da quello che cantava e a prescindere anche dalla gente che diceva che non lo ascoltava, poi tutti avevano le cassette di Brigantoni in macchina, quindi io sono orgoglioso di averlo conosciuto, di averlo vissuto. Tu lo conoscevi? Sì, abbastanza. In passato ho avuto modo di comprare qualche CD, sono andato all'epoca varie volte al Cucecea Cireale. Un grande. Riposa in pace, era un bravo ragazzo, lavorava, cantava. Mi stupai una fanda, da-na-na-na, na-na-na-na. Voltiamo pagina politica. Nel giorno delle primarie del centro-sinistra, poco fa il presidente della regione Nello Musumeci su Facebook è intervenuto circa la possibilità di anticipare la data della tornata elettorale anche in Sicilia. Leggiamo insieme in questi giorni, leggo di notizie su mie valutazioni circa la possibilità di anticipare la data delle elezioni regionali e farla coincidere con quella delle politiche, spiega Musumeci. Voglio precisare che la scelta dell'eventuale accorpamento sarà da me adottata in assoluta autonomia, ma solo dopo aver ascoltato i vertici di tutti i partiti della coalizione del mio governo, cosa che conto di fare già nelle prossime ore. Dicevamo però il giorno, il sabato delle primarie in Sicilia per la scelta del candidato alla presidenza della coalizione progressista. È il sabato delle primarie del centro-sinistra in Sicilia. 43.020 le persone che si sono iscritte al voto per scegliere tra Claudio Fava di Centopassi, Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle e Caterina Chinnici del PD, il candidato alla presidenza della regione della compagine progressista. Alle 18 aveva votato il 65% degli iscritti. C'è chi ha espresso la preferenza online, chi nei 32 gazebo allestiti in tutta la Sicilia. Si tratta di una prova importante e impegnativa per il centro-sinistra in Sicilia, anche a seguito degli accadimenti romani.
la caduta del governo Draghi e le indizioni delle elezioni nazionali per il 25 di settembre. Qualche mugugno è stato sollevato nelle scorse ore da Giuseppe Conte sul doppio forno nazionale e regionale. Certo è che le operazioni di voto comunque sangiranno il candidato del centro-sinistra. Chiaramente la situazione è precipitata, le dimissioni di Draghi descrivono un altro, come dire, schema, un'altra situazione. È chiaro che adesso bisogna puntare, naturalmente il Partito Democratico ha dimostrato di essere il partito della responsabilità, il partito che prima di tutto mette l'Italia nel suo programma politico piuttosto che gli interessi di partito, e noi adesso dobbiamo affrontare le elezioni amministrative, regionali, nazionali e regionali dopo. Ora vedremo, addirittura è possibile che si voti insieme. Ecco, saremo in campo fortemente, in questo momento stiamo facendo le primarie perché si scelga il candidato del campo progressista per le elezioni regionali. Noi stiamo sostenendo, come tutti sapete, Caterina Chinnici, perché pensiamo che attraverso Caterina Chinnici, ma anche con gli altri candidati che il campo progressista metterà in campo, possiamo davvero intanto combattere una battaglia su un progetto forte di cambiamento della Sicilia e poi sconfiggere un centrodestra che ha dimostrato di essere assolutamente non all'altezza dei compiti di governo di una grande regione come la Sicilia. Vale questo anche per Catania, dove anche le cronache degli ultimi giorni la descrivono come una delle città più insicure, una delle città meno decorose. È un momento importante perché comunque si deciderà il candidato presidente della regione per quanto riguarda l'ambito del centro-sinistra. Io non so quello che accadrà domani, nel senso che mi auguro che ci sia il senso di responsabilità, continua ad esserci tra i candidati presidenti e le forze politiche. Le elezioni nazionali destabilizzano oggettivamente un po' tutta la questione. Noi viviamo in un momento drammatico dal punto di vista sociale, economico. C'è tanta gente che non riesce ad arrivare, tanta gente, quasi tutti gli italiani, mettiamola così, una grandissima maggioranza di italiani che non riesce ad arrivare a fine mese, e ci voleva un governo in carica per le cose che sappiamo: PNRR, Comunità Europea, crisi dal punto di vista della guerra, insomma c'è di tutto di più. Io mi auguro che, come dire, nel prossimo futuro prevalga sempre il senso di responsabilità e la gente voti con consapevolezza. Cronaca: denunciati 4 giovani accusati di violenza sessuale nei confronti della turista finlandese di 27 anni a Trapani nella notte tra giovedì e venerdì. 4 sono di Ribera, rimangono a piede libero. Acquisite le immagini e delle telecamere del ristorante del centro storico. Dopo cena quella sera, i 4 uomini e la ragazza si sono recati in un lido che si trova sul lungomare con la 27enne turista finlandese. C'erano anche 2 amiche che ad un certo punto della serata hanno preferito fare rientro nel bed and breakfast. Ora bisogna capire come la giovane donna sia finita in uno degli appartamenti del residence che si trova a pochi metri dal lido dove avevano preso alloggio i 4 ragazzi adesso denunciati. La ragazza finlandese ha detto agli inquirenti di non essere andata di sua volontà dentro quel residence. La caravella portoghese è una specie pericolosissima appartenente alla lontana famiglia delle meduse. I suoi lunghissimi tentacoli potrebbero diventare letali per l'uomo. La donna punta nei giorni scorsi ad Acitrezza sta meglio ed è stata già dimessa dall'ospedale. Abbiamo raccolto il parere di un esperto in biologia marina. Sta meglio ed è tornata a casa. La donna di 68 anni punta nei giorni scorsi ad Acitrezza da una caravella portoghese, una colonia galleggiante di polipi velenosi simile ad una medusa che ha tinto alle gambe la donna mentre faceva il bagno ad Acitrezza. La sfortunata bagnante ha riportato ustioni ai glutei e agli arti inferiori, costretta a ricorrere alle cure dell'ospedale San Marco di Catania. Vista la tossicità del veleno rilasciato dalla caravella portoghese, si è reso necessario il ricovero per 2 notti, anche perché la paziente accusava problemi cardiaci a causa di un'aritmia. Da qui il suo trasferimento in via precauzionale nel reparto di cardiologia dell'ospedale Cannizzaro. Confermata la diagnosi, è stata poi dimessa. La caravella portoghese è un mollusco marino capace di arrecare gravi problematiche all'uomo, come conferma un esperto biologo marino. Allora, la caravella portoghese è un idrozoo, nello specifico parliamo di un sifonoforo, ed è una colonia, ovvero è un organismo che è formato da più poli
non come invece nel caso delle meduse in cui parliamo di singoli organismi. Questo animale, diciamo questa colonia, ha delle cellule dotate di organi urticanti che contengono un mix tossico che possono causare problemi anche gravi, soprattutto in persone che hanno già di per sé altri problemi di salute oppure sono particolarmente sensibili. È una specie che è arrivata in Italia, da Citrezza in questo caso, da molto tempo? Allora, abbiamo fatto uno studio noi assieme ai colleghi dell'Università di Palermo e abbiamo verificato che effettivamente la specie è già segnalata nel Mediterraneo a partire da circa metà dell'Ottocento e probabilmente è sempre stata presente in acque mediterranee. È una specie quindi di origine atlantica che entra dallo stretto di Gibilterra e poi man mano si disperde in questo viaggio che fa da occidente verso oriente. Diversi anni fa c'è stato un caso letale in Sardegna proprio dovuto alle punture di questo organismo qui e pare che negli ultimi anni sembra ci sia un lieve aumento della presenza di questo animale lungo le coste italiane, in particolare quelle siciliane. Purtroppo nel caso specifico non esiste un antidoto da somministrare al paziente che entra in contatto con questo animale che, ripeto, può essere anche abbastanza pericoloso. Quindi in tutti i casi, una volta punti, bisogna andare sempre al pronto soccorso e lì il medico saprà adottare, diciamo, i trattamenti sintomatologici più appropriati per il caso in questione, che dipende anche dalla sensibilità del paziente e dall'estensione corporea dell'area colpita. Nei giorni scorsi Goletta Verde ha diffuso anche per la Sicilia i dati sull'inquinamento delle acque del mare, segnando con il bollino rosso alcuni tratti di spiaggia. Tra questi non c'è Fondachello di Mascali. Vediamo insieme il servizio che segue. Sono 10 le coste molto inquinate quest'anno in Sicilia, secondo un report stilato da Goletta Verde, ma tra queste, contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, non compare il tratto delle spiagge di Fondachello, da anni additate dai bagnanti perché visibilmente inquinate da scarichi fognari. A detenere l'indecoroso primato sulle mappe stilate dai volontari di Legambiente è il lungomare Galatea ad Aci Castello, in territorio di Aci Trezza, in cui sono emersi valori di inquinamento molto oltre le soglie di legge. Su 26 punti campionati nelle coste siciliane tra il 28 giugno e l'8 luglio scorso, solo 16 sono risultati entro i limiti consentiti. I restanti 10, il 38%, presentano, denuncia il report, serie criticità rispetto ad una scarsa ed inefficiente depurazione. I punti di prelievo in Sicilia sono stati così ripartiti: 1 nella provincia di Messina, 10 nella provincia di Palermo, 4 in quella di Trapani, 3 nell'Agrigentino, 3 punti su Catania, 2 rispettivamente su Caltanissetta e Siracusa e 1 su Ragusa. 9 di questi sono stati campionati nelle foci di fiumi e punti critici della costa, i restanti 17 a mare. Scoraggianti i risultati emersi. Quello di Aci Trezza, dicevamo, tra le maggiori località turistiche della provincia di Catania, è certamente il nome più altisonante nell'elenco delle coste fortemente inquinate. A seguire i 4 punti riscontrati a Palermo, tra lo sbocco dello scarico in via Diaz della città, il lungomare Peppino Impastato nella spiaggia della Praiola a Terrasini, la località Contrada San Cataldo nei pressi della foce del torrente Nocella e nel comune di Trappeto la foce del torrente Pinto. Ad Agrigento sono invece 3 i punti fortemente inquinati individuati, 1 nel comune di Licata alla foce del fiume Salso, 1 nel comune di Palma di Montechiaro, foce del fiume Palma, e 1 nel comune di Sciacca, località Stazzone, foce del torrente Canzalamone. Stessi parametri anche per il punto analizzato nella provincia di Trapani a Castelvetrano, nella frazione di Marinella di Selinunte, in corrispondenza con lo scarico del depuratore. Un punto inquinato è stato individuato anche nella provincia di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, località Catone, foce del torrente Patrì. Nella provincia di Catania, infine, l'unico tra i 3 luoghi analizzati risultato fortemente inquinato è appunto nel comune di Aci Castello e lungomare Galatea di Aci Trezza. Si salva dunque contro ogni aspettativa il litorale di Fondachello, grande escluso
dalla mappa nera. Soddisfatto, ma solo in parte, il sindaco di Mascali, Luigi Messina, che non può fare a meno di far notare come in realtà, giornalmente, nelle acque del territorio continuino ad arrivare ondate di visibile sporcizia proveniente da giardini Naxos, con cui il primo cittadino ha avviato da parecchi anni una battaglia per il malfunzionamento del depuratore, ritenuto la causa dell'inquinamento che giunge fin qui trasportato dalle correnti, tanto da aver spinto qualche bagnante particolarmente spiritoso a diffondere sui social il triste appellativo di Fognachello. Capire dove esce questo liquame ogni mattina, no, ma parecchi giorni alla settimana. Poi il nostro mare è stupendo, noi come stiamo vivendo il balneare stiamo cercando di fare di tutto per renderlo più fruibile per i clienti. E diamo la possibilità anche a chi è nella spiaggia libera di farsi le docce, di soffrire dei bagni. Cerchiamo di tenere, però dobbiamo avere l'aiuto di tutto, sia dei cittadini e sia dell'amministrazione. Sono pronto, afferma il sindaco Luigi Messina, a presentare un altro esposto. Oggi devo andare a fare una ulteriore denunzia dove chiedo un'attenzione da parte del circomare di Messina, che deve andare ad attenzionare meglio probabilmente la costa che riguardano tutto il fiume Alcantara, dal lato Messina, perché ovviamente la capitaneria di porto di Catania e di Riposto ha fatto i controlli dell'Alcantara lato Catania. Non può intervenire all'altro lato e chiederò alla capitaneria di porto di fare questo intervento su quel lato e nello stesso tempo creare un monitoraggio costante a quello che è lo scarico del depuratore di Giardini, che dove, come ho sempre detto, probabilmente è quello che può creare anche qualche problema in più, ma tra l'altro è testimoniato spesso da quegli interventi che sono stati fatti dalla magistratura e dalla finanza, perché sono state sequestrate più volte gli impianti della depurazione. Ci spostiamo di appena qualche chilometro, andiamo a Torre Archirafi perché è arrivata la nota della Regione Siciliana circa il finanziamento per i lavori di riqualificazione del lungomare, gli interventi di recupero e ammodernamento e messa in sicurezza degli oltre 2 chilometri di litorale. La nota dalla presidenza della Regione Siciliana è appena arrivata all'indirizzo del sindaco di Riposto Enzo Caragliano e fa riferimento ai lavori di riqualificazione del litorale, nello specifico agli interventi di sistemazione funzionale e paesaggistica con la realizzazione del percorso ciclo pedonale lungo oltre 2 chilometri del waterfront sino al borgo di Torre Archirafi. Il decreto per il finanziamento dell'opera, il cui costo si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro, lo scorso 31 maggio. La soddisfazione del sindaco Caragliano e del suo vice Caltabiano. Ha comunicato che a giorno arriverà il decreto di 3.554.000 euro proprio per il rifacimento di tutto il lungomare, che ci porta ad avere una nuova pista ciclabile a dimensione Duomo, pista ciclabile fatta alla stessa livello del marciapiede, ampliamento di questo marciapiede, irrobustimento di quello che sono la difesa dal mare, ma soprattutto dei terrazzamenti e una nuova piantonatura di alberi che valorizza sempre di più la bellezza di questo lungomare, che viene percorso da migliaia di amici, concittadini, turisti, tutti quelli che vogliono godere la bellezza naturale di questo mare, proprio guardando a seconda della prospettiva o l'arco di Tore o la bellezza di Taormina e tutto il golfo. E finalmente siamo andati a decreto, il decreto da qui a breve arriverà nel nostro comune, lo stanno gestendo attraverso la presidenza della regione, il dipartimento regionale tecnico regionale, e quindi finalmente riqualificheremo il nostro lungomare. Nello specifico sarà un'importante opera già programmata da tempo da questa amministrazione, l'amministrazione Caragliano, che ha voluto investire su una determinate opere strategiche per noi, per la nostra idea di città, che rendessero finalmente quello che è la valorizzazione vera della nostra Riposto. Il lungomare è un lungomare unico, inutile stare qui a ripetere le cose, è uno dei lungomari più belli della Sicilia orientale. Sarà riqualificato veramente in modo moderno, in modo da essere fruibile da tantissimi turisti, ma soprattutto dai nostri cittadini, che goderanno delle ricchezze paesaggistiche della nostra città: il mare, l'Etna sullo sfondo, la Taormina che si attacca tra
il Borgo di Tore, una delle perle della nostra città, e poi la radice del porto con quella parte di via Lamendola che già è oggetto di un altro finanziamento di riqualificazione. Quindi opere strategiche, sarà una grande riqualificazione della grande pista ciclabile, veramente che sia degna di questo nome, quindi con anche delle difese da parte delle mareggiate, perché ovviamente sono esposte alle mareggiate, quindi difese di questo, rifacimento di tutto il manto stradale, allargamento del marciapiede, diciamo qualcosa di molto bello, moderno, e questo poi si completerà attraverso il percorso ciclopedonale che stiamo attuando e che finiremo attraverso questi lavori del centro storico di Tore al Chirafico. Il caldo avvolge la Sicilia, ma da qualche giorno continuerà anche nei prossimi giorni. Adesso i consigli alimentari per affrontare uno dei periodi più torridi di quest'estate. Le nostre estati sono sempre più calde. Questa settimana forti ondate di afa hanno investito quasi tutte le province della Sicilia, Palermo, Catania e Messina in testa. Per sopportare meglio l'impennata delle temperature, non avvertire stanchezza e spossatezza, è fondamentale curare l'alimentazione seguendo alcuni accorgimenti utili per ovviare all'inappetenza, star meglio con il proprio corpo e recuperare i liquidi e i sali che si perdono con la sudorazione. Bisogna mangiare poco e spesso. Perché questo? Perché mangiando poco il calore metabolico, diciamo, si mantiene entro livelli accettabili. Come si compensa la carenza di calorie? Mangiando spesso, almeno 5 pasti al giorno. Importante poi bere molta acqua ed evitare le bibite gassate, insieme alla scelta di pasti semplici che non richiedono digestioni troppo lunghe. Evitare un'assunzione esagerata di carboidrati complessi, tipo pizza, pane, pasta stessa, perché i carboidrati complessi richiedono un impegno metabolico molto elevato, con sviluppo di calore e una termogenesi esagerata. Quindi diciamo che questi cibi con questo caldo sono sicuramente sconsigliati, perché aggiungono calore al calore già presente nell'ambiente. Bisogna idratarsi in maniera corretta, perché spesso magari non ci facciamo caso, però in questo periodo almeno 2 litri di acqua al giorno sono necessari, indispensabili. Tra gli alimenti consigliati frutta e verdura a volontà, tutto rigorosamente di stagione. Per quanto riguarda il pesce, è utile prestare qualche accortezza nella scelta quando si va al mercato. Il pesce più grosso è sempre di passaggio, è di fatto è un pesce che può essere il pesce spada o i tonni. I tonni ormai sono solo di passaggio e sono molto grossi e rischiano di essere anche contaminati. Più la taglia del pesce è grosso, più rischia di essere contaminato da metalli, da mercurio. Meglio predige i pesci piccoli dei nostri mali. Anche i molluschi, anche il calamaro, il polpo o i frutti di mare. Arrivata a sera, sì, invece, bisogna decrescere tutto, sia le calorie sia l'apporto di carboidrati. I vegetali non devono mancare mai, quelli devono essere presenti durante tutto l'arco della giornata. Il Covid adesso in Sicilia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.203 nuovi casi, il tasso di positività oggi scende al 16,8%, ricoverati sostanzialmente in numero stabile rispetto a ieri, 1.007 più 2, di cui 959 in area medica, più 4, 48 le persone in terapia intensiva con un solo nuovo ingresso. I morti sono stati 15, guariti invece, secondo il bollettino diffuso oggi, 3.724. Si segnalano 1.362 nuovi casi a Catania, 1.110 a Palermo, 1.122 a Messina.
Il 23 luglio di 17 anni fa morivano nei vili attentati di Sharm el-Sheikh in Egitto Rita Privitera e Giovanni Conti, rispettivamente giornalista e cameraman di Rai TV, 25 anni lei, 28 lui. La coppia, non solo professionale ma anche nella vita, era in vacanza con Rita e Giovanni, persero pure la vita, il fratello di quest'ultimo Sebastiano e la moglie Daniela Maiorana, che di anni ne avevano 34 e 32, lasciando due bambini in tenerissima età. Le esplosioni, lo ricordiamo, avvennero nel cuore della notte, causarono la morte di una novantina di persone, Giovanni, Rita, Sebastiano e Daniela, i siciliani che pagarono per la follia criminale di chi piazzò l'esplosivo in quattro diversi punti della località turistica. Oggi in regia Fulvio Ferrauto e Carmela Fagone, a loro cediamo la linea per la pubblicità, ci rivedremo subito dopo gli spot. Rieccoci nuovamente in studio, dalla redazione non ci sono altre notizie, dunque chiudiamo insieme il notiziario guardando le previsioni meteo per la giornata di domani in Sicilia. Queste le previsioni dunque del 24 luglio nell'isola, sole ovunque, gran caldo in ogni angolo dell'isola, i venti saranno in regime di brezza con possibilità di brevi rinforzi lungo le coste, principalmente sul Tirreno, i mari saranno poco mossi, quasi calmi. Le temperature adesso saranno più o meno stazionali rispetto a quanto registrato nella giornata odierna, come vedete, due temperature importanti a Siracusa e Agrigento con 38 gradi di massima prevista, poi Catania con 37. Bene, con le temperature e con il meteo noi chiudiamo questa edizione di Ora TG, prossimo appuntamento con la nostra informazione lunedì alle ore 14. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata a voi tutti e buona domenica.